Era il marzo del 1943 e un prigioniero in una prigione polacca chiamato William Ash stava andando nelle latrine della prigione per fare i bisogni, come ogni normale essere umano. Le latrine erano alla Roma antica, tanti buchi quasi tutti vicini, senza alcuna porta. Erano collegati con le fogne sotto la prigione, che venivano periodicamente svuotate da un agricoltore locale. Il nostro William aveva trovato due prigionieri di guerra seduti che discutevano della possibilità di entrare dentro una delle latrine, che era un po' più larga delle altre. Tutti e tre entrarono dentro. La puzza era vomitevole, non riuscivano nemmeno a respirare. Dopo averci fatto un attimo l'abitudine, i due spostarono dei pezzi di legno che coprivano un grande buco. Stavano scavando per allargare un tunnel che era stato aperto da forse qualche mese. Qui comincia la storia di William Ash e dei prigionieri di guerra dei nazisti che fuggirono da dei bagni puzzolenti. Coloro che si occupavano di sorvegliare la latrina erano in quattro, due all'esterno con cui aveva fatto conoscenza William e due all'interno. Uno di questi ultimi doveva tenere un tubo che oscurava la vista a chiunque guardasse, anche solo per sbaglio lì dentro. E un altro accumulava le feci che venivano trasportate giù e il terreno, in modo da non intasare il percorso per scendere e ovviamente il lavoro ai suoi compagni. L'agricoltore che si occupava appunto di svuotare le latrine aveva notato un po' più feci del solito, alcuni addirittura erano terreno normale, ma prima che potesse parlare a una guardia, un prigioniero di nome Joseph Briggs avvertì l'uomo spiegandogli il piano. Fortunatamente era contro le atrocità dei nazisti, quindi accettò di collaborare volentieri e fare finta di niente. Scavare un tunnel del genere non era facile. Ogni volta che allargavano la zona diventava sempre più pericoloso entrarci, l'aria si faceva sempre molto pesante. E per riuscire a respirare usavano appunto il tubo che uno dei prigionieri reggeva di tanto in tanto. Ovviamente quello che respiravano non era il massimo, era un bel fetore, visto che siamo vicini a dei bagni, ma comunque era sempre meglio di quello che si sentiva nelle fogne. La terra scavata veniva mischiata alle feci e visto che l'agricoltore era con loro, portava via tutto con il suo camion senza fare storie. Dopo aver scavato da inizio anno erano riusciti finalmente a raggiungere il punto finale da cui uscire. Erano andati molto in profondità per non farsi rivelare dai radar antisismici, che avevano il compito appunto di beccare le persone che potevano cercare di scavare un tunnel. Per questo e altri motivi avevano impiegato molto tempo. Non erano tanto lontani dalla prigione, ma era comunque fuori dalle mura e se avessero fatto tutto durante la notte nessuno li avrebbe notati troppo. Lì bastava essere presenti per la conta giornaliera a inizio mattina e fine serata. Ormai era tutto pronto e con il tempo sempre più prigionieri si erano uniti alla fuga, ora erano più di 30. Servivano quindi delle identità per ognuno di loro e per fare ciò Joseph Briggs aveva cominciato a sedurre una donna di nome Stefania Maluzenska. Questa donna lavorava in uno store dedicato ai soldati tedeschi. Joseph era riuscito a entrare nelle grazie delle guardie carcerarie, facendosi portare una volta a settimana nel negozio della donna con loro per comprargli il cibo che volevano senza che si scomodassero ad entrare. La donna aveva procurato i documenti per tutti e 30 gli uomini, così potevano superare il confine. Mancavano però delle fotografie da attaccare agli ID. Per fare ciò, Stefania aveva affidato una macchina fotografica a un ragazzino che ogni giorno portava la colazione alle guardie. Ovviamente anche a lui non piaceva quello che facevano i tedeschi, per questo accettò volentieri. Tutti si scattarono delle foto con la istantanea, così anche i documenti erano pronti. La notte del 5 marzo, quando non c'era la luna e quindi la notte era molto buia, cominciarono a scappare dal tunnel. Dovettero fare a turni da 10 per non rischiare di morire senza ossigeno, perché era comunque molto stretto e poco sicuro. Arrivati fuori pensarono di essere in salvo, ma prima di una settimana furono catturati tutti quanti, a causa dell'odore di latrina che avevano addosso. Esatto, non avevano nemmeno avuto il tempo di lavarsi perché dovevano andare più lontano possibile, ma nemmeno lavandosi due o tre volte sarebbero riusciti a togliersi quell'odore di dosso. Questa era la fuga più puzzolente mai realizzata ed è ciò che accadrebbe se provassimo a scappare da un water. L'odore rischia di farci scoprire subito e adesso concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace per farci conoscere, aiutarci a crescere e alla prossima gente!